Alle 18.05 apriamo la seduta. Appello Acri, Principe, Magnelli, Marsico, Ventrella, Napoli, Fabiano, Alfano, assente. Venneri, Panza, assente. Turano, Agosto, Esprovieri. C'è il numero legale, 10 presenti e 3 assenti. Benvenuti a tutti i consiglieri. Allora diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali precedente seduta. Do brevemente lettura dei titoli delle delibere. Allora, deliberazione numero 32 del 30/11/2020, surroga consigliere dimissionario signor Mario Veltri con il secondo dei non eletti della lista Insieme si cresce, signor Carlo Sprovieri. Deliberazione numero 33 del 30/10/11/2020, approvazione verbale precedente seduta. Numero 34 del 30/11/2020, mancata ratifica nei termini della deliberazione di giunta comunale numero 38 del 2/7/2020 di variazione al bilancio esercizio finanziario 2020, provvedimento ai sensi dell'articolo 175,5 del TUEL. Poi la numero 35, sempre del 30/11/2020, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 67 del 14/11/2020. Poi la numero 36 del 30/11/2020, esercizio finanziario 2020, variazione di chiusura ex articolo 175,3, decreto legislativo 267/2000. Numero 37, sempre del 30/11, armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al decreto legislativo numero 118/2011, presa d'atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato comune sotto i 5.000 abitanti, articolo 1, comma 831, legge 30 dicembre 2018, numero 145. Poi la numero 39 del 7/12/2020, approvazione convenzione per la formale costituzione dell'ambito numero 2 di Rende e atto di delega al Comune di Rende per il coordinamento e la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali di cui è la DGR 503/2019, delibera di giunta numero 246 del 6/11/2020. Allora, se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione. Prego. Innanzitutto volevo chiedere se siamo in streaming in diretta. Sì, sì, sì. Sì, quindi siamo in diretta, non con la registrazione. Vediamo, confermo la regia, ma credo di sì. Siamo in diretta, questo mi fa molto piacere, visto che purtroppo per la situazione emergenziale che stiamo vivendo tutti non è possibile far assistere il pubblico qui nella sala, e quindi è anche un messaggio, visto che negli ultimi 6 anni abbiamo molto enfatizzato e valorizzato la possibilità di far partecipare le persone, è un segno proprio per rendere la politica un po' più vicina. Detto questo, quindi mi fa veramente piacere. Noi avremo delle osservazioni sul verbale relativo alla deliberazione numero 35. Nello specifico, questo verbale 35. Sì. Nello specifico il verbale fa riferimento alla ratifica che è stato approvato in Consiglio Comunale di una variazione di bilancio che è stata appunto firmata nella Giunta e poi portata a ratifica al Consiglio Comunale. Nella seduta del Consiglio che noi abbiamo ascoltato sempre tramite la registrazione, perché era solo presente il consigliere Sprovieri, che poi entrerà nel merito perché è la persona interessata al voto, il sindaco ha dichiarato sul punto che si trattava di una variazione pure semplice di bilancio relativa ad una maggiore entrata da registrare nel bilancio relativa al contributo, ad un contributo di 11.000 euro per il diritto allo studio.
Bene, la delibera non fa riferimento assolutamente a questa argomentazione e a questa dichiarazione fatta dal sindaco. Naturalmente questa dichiarazione fatta dal sindaco ha tratto in inganno il consigliere Sprovieri, che ricordo a tutti i consiglieri era surrogante in quella seduta, quindi non aveva la possibilità di visionare gli atti del consiglio prima. In questo verbale non si fa assolutamente, segretaria, nessuna menzione relativa a questa dichiarazione del sindaco e alla spiegazione di questo ordine del giorno, anzi si fa riferimento, sentiti gli interventi dei consiglieri, nessun consigliere è intervenuto sul punto. Voglio dire, credo che il processo verbale sia forse fatto sulla base di prestampati, non lo so, però voglio dire, deve essere quantomeno, voglio dire, il più possibile coerente proprio con la verbalizzazione della seduta. Quindi il punto di cui trattasi, tutto era tranne quello che ha enunciato il sindaco, perché si trattava di altre e ben specifiche variazioni di bilancio. In proposito, quindi, noi segnaliamo questa cosa. Il consigliere Sprovieri, che era presente, come vi dicevo, ha votato sulla base della dichiarazione del sindaco, perché se si tratta di un contributo di 11.000 euro che deve essere registrato in entrata per il diritto allo studio, giustamente ha fatto la sua valutazione sulla base di questa argomentazione. Beh, non entro nel merito delle variazioni di cui trattavasi, perché credo che sia superfluo, ma se volete possiamo anche fare. Lascio la parola al consigliere Sprovieri, perché naturalmente vi chiederà di mettere a verbale qualcosa. Allora, gentilissimo sindaco, assessori e consiglieri comunali, nella seduta di consiglio comunale del 30/11/2020, al punto numero 4, che aveva come oggetto ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 67 del 14/11/2020, il signor sindaco, prendendo la parola, dichiarava testualmente che si trattava di una variazione in entrata di 11.000 euro per un contributo riguardante il diritto allo studio, che non era stato inserito in bilancio in quanto non si conosceva l'ammontare del finanziamento. Allora io votai a favore di questo punto, fidandomi delle parole del sindaco, poiché essendo il consiglio comunale in cui io venivo surrogato e non potendo disporre precedentemente gli atti del consiglio, ho preso atto della materia in oggetto nella seduta stessa. A fine consiglio e nei giorni successivi mi resi conto, vedendo gli atti insieme ai colleghi dei consiglieri del gruppo Insieme si cresce, che la delibera di giunta numero 67 parlava completamente di altri argomenti. Inoltre, leggendo il verbale numero 35 del Consiglio Comunale del 30/11/2020, mi accorsi che non venivano riportate le parole con cui il signor sindaco illustrava il punto all'ordine del giorno e non vi era presenza dell'argomento diritto allo studio. Ora, una domanda mi sorge spontanea. Preso per assurdo che anche i consiglieri di maggioranza, per motivi che solo loro potranno spiegare, non avevano letto gli atti all'ordine del giorno, com'è possibile che i signori assessori presenti in quella seduta di giunta, tutti tranne l'assessore Marsico e l'assessore Cozza, non si siano resi conto che la delibera all'ordine del giorno riguardava altro argomento e non il diritto allo studio? Neanche un accenno di reazione si è notato all'introduzione del sindaco. Spero vivamente che quanto successo il giorno 30 novembre non ricapiti più in quest'Aula, poiché così facendo, trattando in maniera così semplicistica gli argomenti che siamo chiamati a discutere, viene mortificato il ruolo di tutti noi consiglieri comunali. Chiedo pertanto alla segretaria comunale che il mio voto favorevole espresso nella seduta del 30/11/2020 al punto numero 4 all'ordine del giorno suscitato venga modificato in voto contrario. Grazie. Allora, il verbale sì, è fatto in parte su, diciamo, la proposta prestampata dai responsabili, a volte magari il sindaco come l'assessore può avere
una svista, quindi non è il caso poi di rimarcarlo perché la proposta era corretta, gli assessori l'avevano vista corretta e quindi giustamente magari il consigliere Sprovieri non aveva avuto la possibilità di guardarla, ma gli assessori non hanno conoscenza, nella velocità magari del consiglio non c'è stato il tempo di intervenire. Però prendo atto della rettifica, c'è da dire che non si può riaprire il voto perché la discussione è chiusa. Metto allegato al verbale di quella delibera questa dichiarazione a margine, quindi a nota di quello che è avvenuto. No, va bene, già detto la segretaria in merito. Comunque, in merito a questa cosa che ha creato questo disguido, è che c'è l'abitudine di scrivere le delibere non da adesso ma da un bel po' di tempo senza specificare l'oggetto della delibera. Cioè, quando andiamo a fare la variazione di bilancio non c'è mai nell'oggetto variazione di bilancio capitolo riferimento. Ho dato già a disposizione al ragioniere e agli uffici di scrivere gli oggetti, cioè di non mettere solo il numero dei capitoli ma di mettere l'oggetto di quello che si va a variare e il contenuto delle variazioni, non solo i numeri, perché sui numeri si creano appunto questi tipi di equivoci e di confusioni. Quindi vedrete che tutte le nuove delibere di variazione saranno accompagnate da una declaratoria che fa capire chiaramente che cosa si sta variando, non solo la somma o il capitolo, ma anche l'oggetto del capitolo, perché è un modo anche per garantire, come dire, la leggibilità degli atti a tutti, perché scrivere capitolo 35 in variazione 25.000 euro, capitolo 42 in aumento, non si capisce cosa si diminuisce e cosa si aumenta, perché uno deve andare a leggere il bilancio per capire poi quali sono i capitoli che sono stati variati. Quindi da questo punto di vista mi era già attivato, a prescindere dall'errore rilevato questa sera, perché comunque in ogni caso comunque la delibera, al di là della valutazione fatta dal consigliere Sprovieri, comunque il consiglio l'avrebbe ratificata perché è espressione della giunta e quindi già condivisa a monte. Sperando che non si creino altri equivoci di questo tipo, ci staremo più attenti. Se non ci sono altri interventi possiamo procedere. No, solo per chiarire che ci mancherebbe altro una svista, diciamo, soprattutto in relazione alle variazioni di bilancio, perché ce ne sono state varie nel mese di novembre, può capitare, non è questo, il sindaco magari nella velocità, come ha detto la segretaria del Consiglio, nella incompensa di tutte le attività quotidiane, nelle varie variazioni che aveva si sarà potuto confondere, però certamente, voglio dire, come ha detto il consigliere Carlo, magari gli altri consiglieri ne erano sicuramente a conoscenza, il consigliere surrogante non ne era a conoscenza perché non aveva visto gli atti, quindi la dichiarazione di voto ha assunto una valenza specifica e gli assessori che hanno votato in giunta quella variazione, che quindi si presume a prescindere dal numero in questione, avrebbero dovuto intervenire in merito, perché non si è trattato di dire che cambiava una variazione di 10.000 anziché di 8.000 sullo stesso capitolo, ma un contributo in entrata che non c'entrava nulla, quindi prendiamo atto anche della volontà e del, diciamo, auspicio del sindaco di definire ancora in maniera più chiara nei prossimi anni, perché qualsiasi tipo di miglioramento va a beneficio di tutti, quindi e ci auguriamo anche noi che da parte di tutti, insomma, questi disguidi non capitino più. Segretaria, giusto per chiarire, ma quindi il verbale lei lo mette in votazione stasera o lo rinvia? Il verbale lo dobbiamo votare stasera o lo rinviamo? Al prossimo, quando si va all'approvazione del verbale di questa sera, in quello allora, verbale quindi, verrà riportato. Quindi questo noi voteremo contrario a questo.
Sì, però voglio dire, come dice il sindaco, questa rettifica verrà fatta nel prossimo, viene, quindi noi per il 35 il nostro voto, così come è stato votato, voteremo contrario. Solo viene, giusto per chiarire, sindaco, viene, non è niente di... Viene allegata alla delibera 35 come allegato, sì, sostanziale, però, diciamo, la... e viene riportata per esteso nel verbale della... della prossima seduta, della prossima come seduta, quindi noi il verbale così come l'ha presentato in questo momento, sì, sì, resteranno due il nostro voto questo. Contrario è motivato da questa cosa. Beh, bene. Assessore Princi. Sì, in riferimento alla riflessione della consigliera Agosto e poi successivamente all'intervento del consigliere Sprovieri. Sicuramente il consigliere era surrogante, quindi non poteva, ma se c'è un gruppo, c'è un capogruppo dove aveva preso atto degli atti del consiglio, sicuramente ci sarà stato, non lo so, avete parlato prima del consiglio, quindi sapeva di cosa stavamo parlando, no? Quindi sapeva, quindi ha votato, sì, fatemi finire dopo, quindi ovviamente la riflessione che poi la mettiamo sempre sul sì, la svista. O accettate che è una svista oppure dite che è stata fatta di proposito. Ogni volta sembra che andate trovando il cavillo per fare la polemica, ma nulla osta ovviamente. Poi il riferimento degli assessori dovevano sentire, ovviamente non abbiamo sicuramente fatto caso a quello che diceva il sindaco in qualità di presidente, perché già sapevamo a monte, davamo per scontato che era corretta la... ma meno male che avete notato questa cosa da casa. Meglio così. Mi spiace ascoltare le parole dell'assessore Principe, perché con il sindaco e con il resto mi sembra che ci siamo intesi benissimo. Allora, innanzitutto non c'è stata nessun tipo di polemica e nessun tipo di voglio dire, strumentalizzazione, come lei vuole scioccamente, mi scusi, insinuare. Abbiamo ribadito che una svista, proprio perché si tratta di materia di bilancio, di variazione, perché non è che era un argomento, diciamo, in cui, voglio dire, ci sono state delle riflessioni particolari, erano delle variazioni di bilancio, quindi può capitare. Detto questo, noi come gruppo lo abbiamo rilevato, se tanto lo vuole sapere, caro assessore Principe, proprio perché avevamo visto gli argomenti all'ordine del giorno e quanto l'ha anche detto nella dichiarazione il consigliere Sprovieri. Quando il consigliere Sprovieri, dal ritorno del Consiglio, ci ha informati di una delibera, perché non era in diretta quel Consiglio, ci ha informati di una delibera per contributo di diritto allo studio, siamo andati appunto ad ascoltare la registrazione, perché appunto dalle carte che noi ci guardiamo, caro assessore Principe, non risultava. Detto questo, credo che il punto, visto che il sindaco in maniera molto positive, ha capito qual è il non c'è bisogno di fare queste insinuazioni sciocche come le ho ripetuto prima, va bene? Va bene, allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Astenuti io. Allora, noi voteremo a favore di tutti i verbali tranne il numero 35. Con riserva? Sì. Vabbè, mettiamo con eccezione di contrarietà al verbale della delibera 35. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, presentazione e approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. Come sapete c'è una disposizione che impone all'amministrazione subentrante, al sindaco in particolare, di presentare entro 120 giorni dall'insediamento le linee programmatiche di mandato su cui poi impostare tutta la programmazione economica e finanziaria. Abbiamo avuto qualche giorno di ritardo, ma capite che il periodo è abbastanza particolare, per cui le deroghe sono all'ordine del giorno. Allora, ne do lettura al Consiglio. Allora, linee programmatiche di mandato.
Di seguito vengono richiamate le azioni che si metteranno in campo per raggiungere l'obiettivo primario di avere una struttura comunale in grado di soddisfare adeguatamente i servizi di competenza e le azioni territoriali volte a mitigare le problematiche generali. Il documento è organizzato per aree di intervento specifiche, struttura organizzativa e personale. I numerosi pensionamenti che hanno interessato l'ente negli ultimi anni hanno determinato carenze tali da costituire un aggravio non indifferente sulle unità residue. In particolare, il servizio manutenzioni, che ad oggi annovera 2 unità, di cui una assegnata temporaneamente in comando a ditta privata titolare di appalto di servizio. Il servizio vigilanza, che annovera una sola unità prossima al pensionamento. Il servizio tributi, che una volta internalizzato e abbandonato a se stesso, incontra difficoltà oggettive non riconducibili alle unità coinvolte a gestire nei tempi giusti le varie fasi della riscossione. Prove ne sia che oggi risultano accertati e non incassati dal 2014 ad oggi tributi locali, tari e ruolo acqua, per un importo superiore ai 2 milioni di euro. Risultato questo da addebitare principalmente alla concezione dominante negli ultimi anni che ha descritto il personale come una semplice costo e non come una risorsa da potenziare e qualificare. Non mi dilungo ulteriormente, se non per affermare che si provvederà nei tempi e nei modi consentiti a riorganizzare la macchina comunale provvedendo ad integrare il personale in servizio con nuove unità. La possibile e avvenuta stabilizzazione degli LSU è un primo intervento operato in questa direzione. Nei prossimi giorni si avvierà una procedura di mobilità volontaria per vigili urbani in previsione dell'imminente pensionamento dell'unica unità in servizio. Si avvieranno contestualmente anche le procedure selettive in previsione del pensionamento del funzionario tecnico. Gestione RSU. La gestione dei rifiuti è una delle voci di costo più consistenti presenti in bilancio. Abbiamo già bandito la nuova gara del servizio, provvedendo un primo abbattimento dei costi di gestione che, se da un lato non consentirà un alleggerimento della bolletta per contingenti aumenti dei costi di conferimento in discarica, dall'altro servirà a non aumentare gli importi a carico dei cittadini. In seguito al nuovo affidamento provvederemo a mettere in campo tutti gli interventi necessari a mitigare i disservizi congeniti al modello organizzativo territoriale, non escludendo forme di gestione diretta di alcune frazioni di RSU. Servizio idrico. Si è già iniziato a sostituire con interventi specifici linee soggette a continue rotture. Si provvederà a censire tutte le utenze, a sostituire i contatori obsoleti e ad intervenire sul sistema di distribuzione. In particolare sono allo studio dei serbatoi di zona che, oltre a garantire una riserva maggiore di acqua, consentiranno sia di distribuire adeguatamente il disponibile in base al numero delle utenze che di contenere le perdite di rete frazionando quelle linee che hanno estensioni territoriali molto consistenti. Si lavorerà anche sulle adduzioni in vista di un progressivo e molto probabile impoverimento delle adduzioni attuali. Gestione servizi. Per il trasporto scolastico si è già provveduto ad internalizzare il servizio con la contestuale attivazione di contratti di lavoro interinale che consentiranno un risparmio annuo cospicuo. Per i servizi di spazzamento e manutenzione varie si provvederà a scadenza a rimodulare i capitolati ad appalti in modo da garantire servizi più efficienti e rapportati agli effettivi costi. Patrimonio comunale. Si provvederà ad individuare specifica figura professionale a cui affidare il compito di normalizzare la materia, dalla gestione all'utilizzo. Attenzione particolare si avrà verso l'impiantistica sportiva oggi affidata in concessione che necessita di alcuni aggiustamenti convenzionali e operativi. Bilancio. Come è noto, la solidità finanziaria dell'ente è messa in serie difficoltà da alcuni eventi e dinamiche in corso. Non abbiamo dimenticato che è in corso un attenzionamento da parte della Corte dei Conti riferita alle gestioni 2015-2019, a cui bisognerà dare adeguate risposte non in termini di allocazione nell'uno o nell'altra categoria delle componenti del bilancio, ma con una puntuale verifica sulle dinamiche di cassa, sulla capacità di riscossione dell'accertato e della reale esigibilità delle partite iscritte in bilancio. Prima fra tutte la partita riguardante il Consorzio Valle Crati, di cui il Comune di San Pietro è socio, con cui è in corso un inopinato contenzioso legale dalla dubbia risoluzione in favore. Servizi sociali. È necessario diffondere sul territorio una rete di assistenza. A tal proposito è in corso la rimodulazione dell'affidamento della struttura ex scuola Luigi Settino,
oggi utilizzata come esclusiva funzione residenziale, che dovrà diventare il centro di una serie di servizi da estendere su tutto il territorio. L'azione amministrativa globale sarà improntata ad affermare alcuni principi fondamentali ispirati dalla convinzione che il Comune debba garantire diritti e riaffermare doveri, garantire aiuto ed assistenza e non assistenzialismo e beneficenza. In conclusione, come già fatto a suo tempo, praticheremo forme di partecipazione attiva e concreta in termini di accoglimento e coinvolgimento delle risorse professionali presenti sul territorio e, finita l'emergenza Covid, saremo presenti con riunioni specifiche nelle varie zone del territorio ad ascoltare e motivare le scelte assunte e da assumere. Voglio dare un'informazione riguardo al problema Valle Crati, che è in corso. Ho avuto una riunione in questi giorni col Presidente e ho sentito gli avvocati e abbiamo chiesto un rinvio perché c'era la causa di definizione di questo contenzioso il 4 febbraio. Abbiamo chiesto un rinvio perché stiamo raggiungendo un accordo in cui verranno compensate sia gli interessi del Consorzio sia l'interesse del Comune, quindi rimuovere questa partita che incide non poco sugli squilibri del bilancio, perché di dubbia esigibilità e che ha creato anche un contenzioso con il Consorzio che comunque va risolto, perché è come se litigassimo in famiglia, visto che siamo soci del Consorzio, e quindi qualora il Consorzio dovesse essere condannato per una qualsiasi cosa ne risponderemmo anche noi, come è già successo, gli ex amministratori lo sanno benissimo, con la partita con Valle Crati S.p.A., dove ancora oggi ci troviamo a pagare debiti della gestione, che davanti a un fallimento dove il Comune di San Pietro non c'entrava assolutamente nulla si è trovato a pagare somme non indifferenti ormai da 6-7 anni, insomma c'è un esborso continuo su quella vicenda. Ribadisco un concetto, noi cercheremo di evitare i contenziosi legali, se non costretti, cioè non saremo mai attori di contenziosi legali se non dovuti a necessità ineludibili, perché riteniamo che le transazioni fatte con la ragionevolezza e con il buon senso probabilmente portano dei risultati ed evitano dei danni che altrimenti difficilmente riusciremmo a riparare, vista la condizione particolare in cui stiamo vivendo, perché sapete meglio di me che le difficoltà economiche ci riguardano in maniera molto molto consistente. Detto questo, lascio la parola a chi vuole intervenire e poi eventualmente per una replica. Visto che si sente? Visto che il sindaco ha dato questo elemento conoscitivo nuovo per quanto riguarda il Consorzio Valle Crati, comincio da questo punto e poi volevo fare delle osservazioni e delle precisazioni su quello che abbiamo letto. A memoria di tutti, collettivo, visto che siamo anche in streaming diretta, il contenzioso con la Valle Crati, a quello che diciamo in base a quello che è di nostra conoscenza, poi se il sindaco vuole aggiungere altri elementi conoscitivi come ha fatto prima ci mancherebbe altro, sorge dal fatto che era stato stipulato con il Consorzio Valle Crati una convenzione proprio nell'amministrazione Acri, quindi voglio dire il sindaco è ben ha dentro la materia, per la concessione di un terreno comunale sul quale il consorzio doveva costituire un canile consortile. Il canone di concessione di questa che era stato stipulato nella convenzione era di 20.000 euro l'anno. Il consorzio non ha pagato e quindi nell'ultima anni l'amministrazione Cozza ha praticamente prima invitato più volte il consorzio al pagamento e poi è stato fatto un decreto ingiuntivo
per la riscossione delle somme. Somme che, ripeto, derivano da un'obbligazione certa, proprio in virtù del fatto che l'ordinamento contabile, poi anche con gli ultimi accertamenti poi della Corte dei Conti, come diceva anche prima il Sindaco nelle linee programmatiche, le somme devono essere esigibili, accertate, insomma, poi faccio un piccolo excursus a parte sui residui attivi. È stato giustamente intimato il consorzio al pagamento, il quale consorzio non ha inteso evadere la richiesta, bensì ha aperto questo contenzioso, e proprio sulla scia di quello che diceva il sindaco, che i contenziosi non fanno mai bene a nessuno, insomma, soprattutto quando occupano di enti associativi come il consorzio, siamo soci anche noi, è stato tentato, e di questo vi parlo dell'ultimo anno che mi ha riguardato, perché io gli anni precedenti non ero consigliere, quindi posso fare riferimento alla parte che mi ha riguardato dell'ultimo anno. Si era tentato, perché la volontà era quella di arrivare appunto ad un atto transattivo per cercare un attimino di contemperare queste esigenze e di chiudere questa annosa e inutile divergenza. Certamente un atto transattivo che non deve nuocere agli interessi del Comune, perché su questo, io ripeto, in base alle mie conoscenze, l'importo che il Comune deve riscuotere dal Consorzio Valle Crati è molto superiore a quello che sono invece le incombenze in termini di quote associative che il Comune deve dare al Valle Crati. Poi, per una serie di vicende che sono sotto gli occhi di tutti, l'emergenza Covid, l'indizione delle nuove elezioni comunali, non è stato più possibile portare a termine questo atto transattivo, quindi mi fa piacere che il sindaco abbia avuto dei contatti in questo senso, e l'azione e l'intenzione è questa. Naturalmente, ripeto, la transazione, ma credo che, voglio dire, sia nell'interesse del sindaco in prima persona e dell'amministrazione, sia quella di non portare a casa un contratto che non leda diritti o porti documenta alle casse del Comune. Certamente anche noi siamo dell'avviso che le cose vanno definite senza ricorrere alle azioni legali, perché quando si ricorre alle azioni legali o ci sono di mezzo delle situazioni incresciose di altra natura, che non voglio citare, non è il caso del consorzio, oppure andare davanti a dei tribunali non fa piacere a nessuno. Quindi ci fa piacere avere questa notizia aggiuntiva e ci auspichiamo che venga definita nel migliore dei modi, proprio sia per un discorso di bilancio comunale, sia per un discorso anche di collaborazione con gli enti ai quali poi si partecipa come soci per degli obiettivi e dei progetti comuni. Fatta questa piccola parentesi sul Consorzio Valle Crati, volevo portare all'attenzione due cose fondamentali che abbiamo letto. Allora, sindaco, non le nascondo che già quando l'ho letta, voglio dire, insieme al gruppo relativo alla struttura, organizzazione personale, la dichiarazione che, la leggo, risultato questo da addebitare principalmente alla concezione dominante negli ultimi anni, che ha descritto il personale come un semplice costo e non come una risorsa da potenziare e qualificare. Ora, io per ultimi anni non so che cosa poi si intende, ripeto, a me, per quanto mi riguarda personalmente, faccio riferimento all'ultimo mandato, però credo che questa dichiarazione, che ripeto mi ha sorpreso, ma quanto mai nessuno ha mai considerato il personale come semplice costo e non come risorsa da valorizzare. Né in atti ufficiali né in dichiarazioni, a me sembra di ricordare. L'aspetto fondamentale qual è? Che noi dobbiamo ricordarcelo, ce lo dobbiamo ricordare tutti, che è negli ultimi anni, cioè nell'ultimo anno e mezzo, che si sono perfezionati dei pensionamenti, non ricordo se 9 o 10,
purtroppo anche un caro amico è deceduto, quindi voglio dire, si sono liberati e ci sono in corso in quest'anno e anche nell'altro altre 3 o 4 unità. Adesso vado, diciamo, un po' a memoria, ma se non sono 3 sono 4, cioè le unità sono queste, e che quindi si sono liberati effettivamente degli spazi, non soltanto in termini di esigenze da coprire, ma anche degli spazi da un punto di vista finanziario, e su questo mi voglio soffermare perché credo sia doveroso. Perché fino, ripeto, all'anno scorso la struttura comunale aveva in carico una serie di figure professionali, giustamente, che devono dare il contributo a quelle che sono l'espletamento dei servizi, no? Per i cittadini, e che non poteva in nessun modo essere integrata per dei vincoli normativi, perché nel 2014, anzi, questi vincoli erano stati anche superati, perché la spesa del personale prendeva riferimento fino al 2020, perché nel 2020 poi è cambiata la normativa, la media della spesa degli ultimi del triennio 2011-2013. Quindi in questo arco temporale, per questo ripeto, non so cosa si riferiva, poi quando si scrivono dei concetti magari si vuole, cioè è difficile da interpretare, quindi non capisco quali erano gli ultimi anni, non si poteva assolutamente intervenire, e la struttura comunale ha funzionato, così come ha funzionato il servizio tributi e funziona tuttora, a cui leggo abbandonato a se stesso. Il servizio tributi come oggi era anche 6 anni fa, quando c'era lei nel 2014, e non è assolutamente cambiato, tranne e ha continuato a espletare i servizi, naturalmente, tranne nel, una breve parentesi, ma non la voglio neanche, voglio dire, per carità, non le voglio neanche accennare, perché sappiamo tutti come è andata a finire la fase di esternalizzazione poi affidata alla CERI. Però detto questo, siamo assolutamente concordi che negli ultimi anni, e in questo che viene, si sono creati appunto gli spazi e le necessità di dover integrare e di dover mettere mano ai posti da coprire. Ma come si fa questa operazione? Certamente si deve avere un ampio respiro sugli obiettivi di medio lungo periodo, cioè che cosa al comune serve in termini di qualità, professionalità, competenze. Cioè, ripeto, in questi anni di vincolo stretto non si è potuti, magari ci sarebbe stato sicuramente bisogno di figure specializzate, di figure di potenziali settori specifici, ma non lo si poteva fare. Adesso si sono create le condizioni e ci si dovrà mettere mano. Io leggo qui il fatto del vigile urbano, è logico che se il servizio della vigilanza è formato di una sola risorsa e la risorsa va in pensione, diciamo, è evidente che bisogna intervenire. Però per fare delle azioni di reclutamento, anche di riqualificazione, che non è stato possibile fare precedentemente, bisogna soffermarsi su dei principi fondamentali che, ripeto, sono la qualità delle persone che si fanno apprendere, capire, avere un quadro informativo chiaro del fabbisogno reale, ma non di un mese a questa parte, dei prossimi 10-15 anni, che tipo di modello organizzativo, sviluppo vogliamo e che figure ci servono. E soprattutto non ci dobbiamo dimenticare, perché è cambiata la normativa dei vincoli, perché voglio dire, adesso si fa riferimento ad un valore soglia relativo ai titoli delle entrate, ma c'è sempre il vincolo finanziario, quindi le azioni di reclutamento vanno in queste due direzioni: qualificazione, formazione, altissima specializzazione e visione del futuro. E dobbiamo stare attenti su questa cosa, bisogna stare attenti, anzi sarebbe auspicabile un confronto su questa cosa. Con noi diamo la massima disponibilità quando si tratta di lavorare su delle linee
programmatiche, perché dovremmo evitare in futuro di incorrere in situazioni, voglio dire, che poi hanno prodotto dei irrigidimenti del bilancio. Mi collego anche a questo, perché purtroppo il valore delle entrate di riscossione non è al 100%, lo sappiamo tutti, anche il nostro comune, anche in questo, la percentuale di riscossione è stata stabile intorno al 70%, adesso 71, 75, 73, 69, ma l'andazzo è stato questo, perché se da un lato abbiamo una spesa rigida e fissa e dall'altro le entrate non coprono il 100% della spesa, si sono creati dei gap in termini di cassa che ci siamo portati dietro tutti questi anni, e ricordo sempre a favore dei consiglieri che per ben 3 volte si è dovuto ricorrere all'anticipazione di liquidità, per l'ultima l'abbiamo fatta grazie anche al decreto di liquidità Italia per l'emergenza, che ha appunto consentito di ripianare questi debiti commerciali, perché se io spendo 100 e incasso 80, i 20, giusto per fare il calcolo della massaia per essere più semplice possibile, me lo porto sempre come gap. E mi ricollego su questo punto anche all'indicazione che è stata portata per la Corte dei Conti. Ecco, proprio perché, ripeto sempre sul discorso riscossione e spesa, siccome nel 2015, come qualcuno saprà certamente, è stato introdotto il principio contabile della competenza potenziata, cioè di assolutamente ridurre il più possibile i tempi di pagamenti e di riscossioni per evitare quelli che, come dicevo prima, sono questi gap di cassa, e sono stati introdotti dei principi contabili col bilancio proprio di cassa, è vero, il Comune di San Pietro in Corano ha avuto un rilievo della Corte dei Conti che, ma non soltanto il nostro comune, ha preso, diciamo, i bilanci di tanti comuni per verificare la corretta applicazione di questi nuovi principi contabili ai bilanci comunali, ed è stata la volta anche di San Pietro. Abbiamo fatto, il sindaco ricorderà, non so chi c'era come consigliere, c'era anche il consigliere Magnelli, abbiamo fatto il consiglio sul rilievo della Corte dei Conti. E nello specifico, ricordo perché è importante, ricordo che la Corte dei Conti ha rilevato sostanzialmente un errato calcolo e applicazione del principio del nuovo ordinamento sul fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè in pratica questo fondo, perché dal 2015... Consigliere, noi la ascoltiamo volentieri, sì. Però un po' sintetizziamo. E da questo calcolo è uscito fuori che i rendiconti dal 2014 in poi aveva avuto un avanzo gonfiato, ecco, invece era un disavanzo di amministrazione che poi è stato spalmato nel corso degli ultimi esercizi, e quindi abbiamo dovuto ripianare. Quindi le risposte alla Corte dei Conti sono state già date. La Corte dei Conti, a quanto risulta a noi, poi se ci sono altri elementi, non ha finora dato nessun tipo di rilievo alle risposte e alle evidenze che sono state portate. Noi certamente siamo favorevoli a qualsiasi controllo della Corte dei Conti, perché riteniamo che sia doveroso che l'ente continui ad avere degli atteggiamenti prudenziali, concreti e di massima applicazione dei principi contabili, ripeto, soprattutto per quell'ultimo punto, per non dilungarmi, però è fondamentale sempre perché ho rilevato una contraddizione. Nella gestione dell'RSU è stato riportato che la gestione dei rifiuti è una delle voci di costo più consistenti presenti in bilancio, e che nella nuova gara di appalto è stato previsto un abbattimento dei costi di gestione. Ecco, anche qui c'è una contraddizione, e questo voglio dire, anche
consiglieri, perché le linee verranno, diciamo, poi approvate. Nell'ultima gara di appalto, che poi siamo andati a guardare perché c'era il riferimento proprio alle linee programmatiche, è stato in maniera sorprendente, in maniera incomprensibile, previsto la riduzione di una unità di personale. Cioè, nel contratto di appalto della nuova, per la raccolta degli RSU, a fronte di 5 unità lavorative, ne sono state previste 4. Allora, oltre che sorprendente e incomprensibile, è una contraddizione sul concetto del costo del personale. Allora sì che qui è stato considerato il lavoro solo come costo pure e semplice e senza tanti scrupoli, perché i risparmi che sono stati indicati sono solo, ripeto, solo dovuti al taglio di una unità lavorativa. Cosa ancora più incomprensibile e sorprendente, che il Comune di San Pietro in Guarano ha inserito nel bando della gara d'appalto il non rispetto della clausola sociale, il che significa che l'azienda, appunto, può non rispettare il quadro organico che c'era attualmente, che sono le 5 persone, quindi noi, a fronte di un risparmio, che adesso non vado a fare i calcoli perché giustamente sono d'accordo con il sindaco, non posso tediare con argomenti troppo specifici, ma all'incirca saranno dai 7 ai 13 mila euro in base alle soglie delle tariffe che si vanno ad utilizzare. Però lo stesso servizio, perché di fatto il servizio non è stato cambiato, riorganizzato, stravolto, tranne la previsione di queste 3 mini isole ecologiche. Non voglio entrare nemmeno nel termine isole ecologiche, perché non è questo il tempo, il luogo per capire come funziona, come non funziona l'isola ecologica. A me preme evidenziare che c'erano 5 persone, adesso ce ne saranno 4, quindi una persona potrebbe, perché non, essere lasciata a casa, con anche delle possibili ricadute in termini di contenziosi, e questo il sindaco lo dovrebbe sapere, visto che non ama, ci ha detto che non ama i contenziosi, perché l'applicazione della clausola sociale è attualmente valida e tutte, si è fatto riferimento a delle, a degli orientamenti giurisprudenziali, però ripeto, a fronte di un servizio che è rimasto uguale, quindi oltre a non entrare nel merito dell'organizzazione e dell'efficacia, perché ripeto, non sono io poi la ditta o la tecnica che deve espletare il servizio, però distribuendo poi delle ore aggiuntive sulle altre persone. Quindi questi mi sembra, sindaco, mi lasci passare la battuta, una sorta di contratto di solidarietà al contrario, no? Cioè, io so che lei è un uomo di sinistra, o quantomeno si è sempre professato tale, poi voglio dire, se ci sono state, questa amministrazione si è, voglio dire, ripiegata su altre cose, non lo so, lo potremo vedere, però questo credo che sia molto molto grave, perché un ente, soprattutto in una piccola comunità come la nostra, visto che avete fatto riferimento alla valorizzazione del lavoro, dovrebbe tutelare i lavoratori, non solo i dipendenti del comune, tutelare tutti i lavoratori. Ultima cosa, e poi mi taccio, abbiamo, oltre al servizio che è rimasto uguale, e che quindi c'è stato il risparmio sul personale, ripeto, sul personale, questo i consiglieri riflettessero su quello che vanno ad approvare anche come linee programmatiche, se erano a conoscenza di questa situazione. Il risparmio non viene neanche calcolato nella tariffa dei cittadini. Cioè, allora io faccio lo stesso servizio, ho ottenuto un risparmio, però il risparmio non va a favore dei cittadini, perché le tariffe non sono state uguali, in quanto dite che ci sarebbero dei conferimenti in discarica aumentati. Io, a mia conoscenza, l'anno scorso ci sono già stati dei ritocchi nei conferimenti di discarica. Se voi avete degli elementi certificati e documentati che ci sono, però voglio dire, il senso credo che sia molto chiaro.
Un'ultima cosa, questo è un chiarimento, che è una domanda che faccio al sindaco, perché ci eravamo lasciati nell'ultimo consiglio, proprio che abbiamo parlato dei servizi sociali, e avevamo ribadito la nostra particolare attenzione a qualsiasi situazione migliorativa in questo senso. Anzi, ricordo benissimo che il sindaco, parlando dei miglioramenti che si devono fare nell'ambito territoriale, quasi fa riferimento alla possibilità, anzi no, che è in corso una remodelazione dell'affidamento della struttura ex scuola Luigi Settino. Ecco, in questo chiederei delle delucidazioni, dei dettagli, quali sono le intenzioni, quali sono le dinamiche in corso. Grazie. Cercherò di dare chiarimenti in merito a tutte le questioni sollevate. L'affermazione che il costo del personale è stato considerato un costo è perché in tutte le riunioni pubbliche, in tutte le relazioni di bilancio, veniva sempre nominato come il principale vincolo di bilancio del Comune, cosa che è vera per tutti i Comuni d'Italia. Tutti i Comuni d'Italia hanno il costo del personale superiore come parametro. Però purtroppo i servizi bisogna garantirli, e se si taglia il personale automaticamente si tagliano i servizi. Quindi abbiamo già un primo problema. Per quanto riguarda la riqualificazione del personale, è chiaro che nel momento in cui entreranno nuove figure, saranno figure meno generiche possibili, perché nel senso che è chiaro che bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna avere delle professionalità diverse, ma questo è un discorso poi che faremo quando sarà possibile farlo. Per quanto riguarda il costo, io dico che una delle cose che è stata fatta dalla vecchia amministrazione, improvvida, che è stata quella di bloccare il concorso per categoria protetta, che come sapete non incide direttamente sul costo del personale ed è un obbligo per il Comune, ci ha esposto e ci espone ad una possibile multa che ammonterebbe ad oggi, visti i ritardi, intorno ai 70.000 euro, con di fatti più o meno alla mano. Speriamo che nessuno se ne accorga e che andiamo avanti. Comunque, questo è un discorso che sul personale, chiaramente il personale che entrerà sarà personale qualificato e sicuramente adeguato ai tempi. Non dobbiamo più adeguare le professionalità ai cambiamenti che sono in corso, ma faremo in modo che il personale che entrerà già qualificato e già formato per fare quello che deve fare. Sui tributi, mi perdoni consigliere, ma non condivido affatto la sua analisi, perché 2 milioni di tributi non riscossi dimostrano che c'è di fatto una criticità. E non è legata certo alla volontà delle persone, che giustamente, come diceva lei, sono gli stessi, lavorano le stesse ore e fanno le stesse cose. L'errore è stato quello di chiudere il rapporto con la società esterna. Io non dico che bisognava lasciare la Cerin, perché ha avuto i problemi che ha avuto. A San Pietro non ha avuto nessun problema, ha avuto dei problemi in Puglia, ma a San Pietro non ha avuto nessun problema. La gestione era convenientissima per il Comune. Se vi andate a leggere la convenzione, probabilmente troverete anche degli argomenti interessanti da capire. Si poteva sostituire con un'altra società, non è quello il problema. La volontà è stata invece quella di riportarla all'interno, non ho capito perché, senza quale valutazione economica è stata fatta a suo tempo, ma comunque è passato, ormai non ci riguarda più. Non ci riguarda più. È un discorso chiuso. È stato, secondo me, io continuo a pensare che è stato un errore. Ripeto, non stava bene la Cerin per le problematiche che avevo avuto in Puglia, ma si poteva benissimo pensare ad un'altra società e mantenere i ritmi di gestione dei tributi, che erano all'86%. All'epoca la riscossione arrivava all'86% dell'accertato. Siamo scesi al 71%, evidentemente un problema c'è. Per quanto riguarda gli RSU, qui dobbiamo capire una cosa. Secondo me si sta, giustamente come diceva consigliere Agosto, è incomprensibile. In effetti secondo me non si è capito il ragionamento. Perché la clausola sociale non è
che non si applica. La clausola sociale ha avuto una serie di modifiche nel tempo a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, dove l'obbligo per l'azienda è legato alla funzionalità del servizio. Giustamente notava che il monte ore è uguale. All'interno di quel monte ore, se l'azienda che vincerà l'appalto riterrà di mettere altre unità, dovrà comunque tenere conto delle unità in servizio. Quindi non è che può prendere altre persone. La clausola sociale viene comunque salvaguardata. Il problema qual è? Che è stato necessario mettere questo limite per aumentare la parte variabile soggetta al ribasso. Perché se noi andiamo a fare un appalto dove c'è un vincolo su 100.000 euro e mettiamo 100.000 euro a ribasso, evidentemente il risparmio per il comune non ci sarà mai. Il problema è che se sposti le somme da una parte all'altra, sui ribassi possiamo risparmiare ulteriormente. E questo è il problema, che bisogna rendere più flessibile questo servizio e questa gara che si protrae ormai da 15 anni, sempre con gli stessi vincoli, e tutte le imprese che sono venute a San Pietro, e voi me ne darete conferma, hanno avuto dei problemi per la gestione. Abbiamo avuto sempre dei problemi sugli orari, orari in più, ore in meno, ore di straordinario non pagate e quant'altro. Vi ricorderete che fino ad ottobre spesso il servizio si interrompeva perché i camion erano pieni. Da ottobre i camion non si riempiono più, perché da allora il servizio non si è più sospeso per un problema organizzativo dell'impresa. Quindi non era un problema di discariche chiuse per cui non si riusciva a conferire e quindi si bloccava la raccolta. Si bloccava spesso e volentieri, possiamo recuperare tutta la documentazione, incolpevole l'amministrazione, per carità, perché ritengo che non sia affatto un problema dell'amministrazione, non sto dicendo questo. Però evidentemente l'azienda con quel tipo di sistema rigido aveva delle difficoltà a gestire il personale. Quindi lasciare uno spazio di flessibilità, ormai dico la flessibilità sul lavoro credo che sia un concetto che se applicato correttamente con la giusta moderazione, con le giuste contropartite di garanzie e di diritto, sia un qualcosa che ormai è acquisito. Non possiamo far finta che la legislazione non ci appartiene. Capisco tutto, però voglio dire, noi dobbiamo garantire il servizio ai cittadini. Glielo dobbiamo garantire nel miglior modo possibile e cercando di spendere il meno possibile. Perché siamo anche noi cittadini, anche noi paghiamo la bolletta della spazzatura. Non è che noi non la paghiamo, voglio dire. No, quindi alla fine dei conti, se si organizza un servizio in maniera diversa e si prende una strada diversa, probabilmente da qui a qualche anno riusciremo una volta per tutte ad abbattere questi costi che, ripeto, da 15 anni sono sempre gli stessi, non cambiano mai, anzi aumentano perché c'è il problema delle discariche, contributi dalla regione che non arrivano mai, si fa la raccolta differenziata e di fatto chi ci guadagna sono le stazioni di conferimento e non i cittadini, perché ai cittadini di fatto non arriva nulla. Cioè, in effetti noi siamo in un sistema in cui i cittadini lavorano per le aziende di conferimento. Cioè non lavorano per se stessi nel momento in cui facciamo la raccolta differenziata, noi lavoriamo per Calabria Magica o chi per loro, perché gli arriva già confezionato il differenziato, lo lavorano e vanno avanti. Quindi all'interno di questo discorso è che bisogna inserire il tutto, cioè non guardarlo come un fatto episodico legato ad una questione individuale, non è così. È legato ai costi e all'organizzazione del servizio, lasciando mano libera all'impresa per quello che è possibile per fare i giusti adempimenti organizzativi. Su questo probabilmente noi avremo una partecipazione maggiore. Io ricordo l'ultima gara che ho fatto quando c'ero io, sono venute due ditte e adesso sono già 8 che hanno visionato il capitolato, quindi maggiore concorrenza, maggiore possibilità di trovare un gestore che poi possa avviare sul territorio un discorso diverso. Il discorso delle isole ecologiche, quello è un problema che ci dobbiamo porre per forza,
cioè come realizzarle. È chiaro che nel momento in cui si parla di isole ecologiche c'è bisogno di avere una serie di requisiti, c'è bisogno di avere delle autorizzazioni. Già qualcosa abbiamo fatto per quanto riguarda la possibilità di avere dei punti di stoccaggio in caso di chiusura delle discariche per alcune frazioni, chiaramente non per l'indifferenziata e non per l'umido, ma però per gli altri qualcosa si può già fare senza grosse incombenze burocratiche. Però su questo bisogna lavorare, perché altrimenti se mai si inizia, mai si cambierà il percorso di queste cose. Sul consorzio Allegrati, io voglio dire, dove è stata la valutazione che io non condivido è quello di pensare che a fronte di un contratto scaduto, perché il contratto è scaduto nel 2010, il contratto con la Allegrati è scaduto nel 2010, il Comune in quei 4 anni in cui ci sono stato io abbiamo cercato di trovare una mediazione, dico vabbè aspettiamo, perché aveva l'intenzione di riprendere, iscriviamo in bilancio una somma inferiore per evitare di trovarci poi con uno squilibrio negli anni, perché giustamente quelli non riuscivano a pagarli i 20.000 euro, vediamo di trovare una soluzione, perché a quel punto bisognava chiudere tutto, cioè non aprire un contenzioso, secondo me, che è quello che sto facendo, cioè in questo momento, giusto anche per informazione al Consiglio e a voi, in questo momento sto facendo un ragionamento col Consorzio dove o mettono in funzione il canile con un processo credibile, con un finanziamento, con un percorso da qui a breve, e quindi rifacciamo la convenzione, all'interno della quale convenzione andiamo a mettere il contenzioso, cioè nel senso che se noi avanziamo, abbiamo iscritto in bilancio 140.000 euro, quei 140.000 euro devono essere oggetto della convenzione e che ci devono essere dati in 10 anni, in 5 anni, in 6 anni, di modo che andiamo a coprire la previsione che era stata fatta. Quindi comunque il consorzio in questo momento si deve far carico di questo problema. Qual è la questione che vedo male dal punto di vista del contenzioso? Intanto ci troviamo di fronte ad un controatto ingiuntivo che non può essere differito, perché sono somme dovute certe, cioè i canoni che noi dovevamo pagare al consorzio è una spesa sicura. Mentre sull'altra si può discutere, ed è una causa che può durare anche anni, sul dovuto a noi, sul credito, sul debito che abbiamo nei confronti della Valle Crati, non c'è nessun dubbio che li dobbiamo pagare, perché sono quote consortili che noi non abbiamo pagato. Quindi l'idea qual è? È quella di riprendere il tutto, visto che c'è anche l'interessamento da parte di qualche grosso comune a riprendere in mano questa vicenda, e quindi chiudere col consorzio il contenzioso comunque senza rimetterci nulla, cioè di spostare semplicemente, di differire nel tempo l'incasso. Sai meglio di me che, voglio dire, i bilanci di previsione, se oggi è dubbia e domani è parzialmente dubbia, già va bene, cioè nel senso che se oggi abbiamo questa difficoltà a capire come e quando andremo a recuperare queste cose, anche perché se il consorzio non ha la liquidità per pagarci fallisce. E se fallisce noi ci troviamo ad accollarci tutti i debiti del consorzio e ce li dobbiamo dividere insieme agli altri comuni, tutte le partite sospese che ha il consorzio. Quindi è una cosa sulla quale secondo me bisogna, io capisco l'irritazione che ci può essere stata tra il comune e il consorzio di fronte ad alcune posizioni, la capisco, perché voglio dire accadono queste cose, però si dice, quando ci si litiga gli schiaffi sono sempre dispari, è quello proprio. Quindi qualcuno ne prende di più e qualcuno di meno, poi alla fine chi li prende di più e chi di meno non lo sappiamo, insomma. Comunque su questo, ripeto, c'è questa trattativa in corso e cerchiamo di chiuderla garantendo quando era stato previsto in bilancio. Non è che andiamo a chiudere o a cancellare quelle partite e di spostarle in maniera diversa ed essere certi che saranno riscosse. Su questo poi magari quando sarà il momento faremo purtroppo con il Covid è un problema, perché su queste cose io ritengo di non avere nessuna difficoltà, né tantomeno il resto del gruppo, visto che sono cose che riguardano
non un'azione temporanea, ma riguarda un qualcosa di strategico per il Comune, io credo, non c'è nessuna difficoltà a fare delle riunioni in cui si discute di queste cose, assolutamente, perché è bene che tutti sappiano che cosa si sta facendo e ognuno abbia la possibilità anche di esternare dei suggerimenti rispetto alla questione. Va bene, io ho finito. Allora, io brevemente volevo notare alcune cose sulle linee programmatiche dell'amministrazione Liberi e Presenti. Allora, io non vedo in questa paginetta e mezza un'idea del San Pietro del futuro. Cioè, al di fuori delle assunzioni dovute per i pensionamenti e per tutte le situazioni che sappiamo, e RSU, non vedo per esempio nessuno, sarà anche per una, diciamo, perché mi sono sempre occupato di questo, non vedo per esempio un'idea sulla cultura, sul turismo, sulla politica per le scuole. Sappiamo che la situazione delle scuole nei nostri comuni sta sempre andando in più, meno iscritti, e rischiamo tante cose. Quindi non ho politiche sportive, per esempio solo sulle convenzioni leggo rimodulazione, chiedo al sindaco come, perché fino a lui, il signor sindaco insieme a me nella passata consigliatura siamo stati due consiglieri che abbiamo fatto parte del direttivo della polisportiva. So benissimo che la polisportiva lavora bene, tiene le strutture aperte. Non dimentichiamoci lo stato di abbandono in cui versavano le strutture comunali sportive, tipo il campo di San Benedetto, il pallone in località Curizzano e via discorrendo. E quindi mi sarei aspettato, per esempio, insieme abbiamo avviato nella precedente amministrazione la consulta delle associazioni, si continuerà, cioè approvate anche in consiglio comunale. E politiche sul turismo, sulla cultura, non vedo sicuramente, cioè questo per me, per noi è una relazione prettamente tecnica, ma non vedo un'idea di come immagina il sindaco e l'amministrazione San Pietro da qui a 5 anni. Quindi rimango un pochino deluso da queste linee programmatiche. Spero che questa amministrazione continui, perché San Pietro, come tutti sappiamo, è sempre stato un paese dove l'associazionismo è stato florido ed è stato un vero motore. Siamo rimasti in pochi in questo paese e dobbiamo far di tutto, questi pochi che ci siamo, per starci bene. Ecco, io mi sarei aspettato da parte dell'amministrazione, perché so per certo che, per esempio, sull'associazionismo, ribadisco, alcuni consiglieri, tipo la consigliere Napoli, la consigliere Fabiani, l'assessore Marsi, voi tutti avete sempre lavorato nelle associazioni, mi sarei aspettato un richiamo a queste cose, che non ci sono. Quindi rimango un pochino deluso da questo per me è solo un documento tecnico, non c'è una visione di San Pietro, della San Pietro, ripeto, del domani. Grazie. No, brevemente io parto dal concetto che, dal principio generale, che ciò che non è vietato è consentito, quindi ciò che non è negato è confermato. Sembrava inutile confermare delle cose che già esistono. Quella relazione fa riferimento a ciò che bisogna modificare,
non a ciò che bisogna confermare. Non c'è, perché va bene così e sicuramente andremo avanti in quella direzione. Non c'è da intervenire, c'è semplicemente da continuare su un qualcosa che è già avviato. Per quanto riguarda la polisportiva, io ho qualche dubbio, ce l'ho, per due cose. Il primo, giustamente diceva Sprovieri, io sono stato consigliere per un anno e mezzo, sono stato convocato ad una sola riunione dopo averla sollecitata per almeno 4 mesi. Quindi io di fatto non ho mai partecipato alla polisportiva, perché non mi è stato consentito di farlo, perché non sono stato mai convocato. Vi ricordo che nell'ottobre del 2019, mi sembra, o prima addirittura, abbiamo approvato in Consiglio Comunale una richiesta di modifica dello statuto della polisportiva. Questa riunione di direttivo, che si sarebbe potuta svolgere in mezz'ora, non è stata mai convocata. Allora, di fronte a queste cose, io credo che qualche modifica nei rapporti tra il Comune e la polisportiva bisogna inserire, perché gestiscono un patrimonio che si aggira intorno a 1 milione di euro, gestiscono per conto del Comune queste attività, ed è giusto che, visto dopo 2 anni, 3 anni di esperienza, a nostro avviso ci sono delle criticità che vanno riviste. Non significa che noi vogliamo escludere la polisportiva, assolutamente. Nessuno ha mai pensato questo, è che però alcune questioni vanno riorganizzate, perché alla luce della gestione, alla luce dell'esperienza, si sono verificate delle criticità che dobbiamo rivedere insieme, senza atti autoritativi da parte di nessuno. Che però la cosa va rivista, credo che sia un fatto di garanzia per tutti. Non per noi o per voi o per la polisportiva, è una garanzia per chi utilizza quei servizi, e che gli vengano riconosciuti anche i meriti in maniera più evidente. Io l'avevo già detto in Consiglio Comunale, l'ho detto pure alla riunione di direttiva a cui ho partecipato, che tutta una serie di questioni che ci sono all'interno vanno rese palesi, perché se c'è gente che fa volontariato, è giusto che si sappia che faccia volontariato. Se invece ha dei contributi, delle spese, è giusto che si sappia che abbia dei rimborsi. Non c'è niente di male, non c'è niente di male, solo si deve sapere. Quindi questo per quanto riguarda questa parte qui. Poi, su una relazione di inizio mandato, non è che potevo scrivere il manifesto del Partito Comunista e scrivere punto per punto tutto, anche rispetto ai servizi sociali. Cioè, il problema qual è? Che noi abbiamo una popolazione anziana che aumenta ed è sempre più in difficoltà, perché le famiglie non riescono più a farsene carico, e in questo periodo abbiamo avuto già 2 casi sui quali siamo dovuti intervenire, anzi 3 addirittura, sui quali siamo dovuti intervenire, e abbiamo utilizzato questa struttura come punto di riferimento. Ed è, come dire, una mutazione genetica, diciamo, della concezione della struttura, finalizzata a garantire dei servizi, non solo a garantire la permanenza di persone anziane come struttura residenziale, ma anche di dare un altro tipo di servizio, che è quello dell'emergenza, che è quello dell'accoglienza di persone che anziane non sono, che però hanno delle problematiche particolari. Lo abbiamo già praticato, voglio dire, in questi giorni noi abbiamo avuto 3 casi e abbiamo cominciato a avviare un discorso di modifica, che non significa cambiare, cioè quella destinazione rimarrà, però bisogna aggregare a questo una serie di servizi. Tra l'altro è un'occasione che abbiamo, visto che abbiamo già una struttura e abbiamo già un qualcuno che lavora in questi servizi, nel discorso che facevamo dell'ampliamento dei servizi a livello territoriale, questo può essere un punto di riferimento, può essere la base operativa per l'ampliamento di alcuni servizi, e su questo insomma stiamo ragionando. Quindi, lungi da me e da noi l'idea di cambiare per fare tutt'altro, no. Ci sono delle cose migliori, c'è un limite, si supera, si va avanti, e lasciare poi qualcosa per il futuro, per chi ci sarà dopo, perché troverà qualcosa e magari si potrà occupare d'altro, perché se risolvi un problema l'amministrazione successiva ne avrà 9,
Ma se non risolve nessuno, lo lasci sospeso a mezz'aria, probabilmente tutte le amministrazioni si troveranno ad operare in apnea, a inseguire i problemi e non a gestirli. Questa è la nostra idea, e di fatto in quella relazione questo viene detto in maniera diffusa in tutto il ragionamento, cioè quello di mettere in piedi delle azioni che poi restino e che siano base di riferimento per andare avanti. Cioè, chiaramente non si può fare l'elenco di tutte le cose, perché io posso dire che ne mancano altre 20 argomenti che non sono stati trattati, però abbiamo cercato di individuare la metodologia, il metodo con cui si affronteranno le questioni. Volevo intervenire, consigliere Massi. Allora, buonasera a tutti. No, io intervengo giusto per dire che nelle linee programmatiche il futuro di San Pietro non c'è, o almeno non lo vede il consigliere Sprovieri, ma perché lo costruiremo da quelle basi. È ovvio che l'associazionismo che contraddistingue San Pietro né verrà meno, né troverà in noi paladini contrari, anzi, come ti do del tu, ovviamente, ben notato, siamo tutti parte di associazionismo, quasi la stragrande maggioranza, qualcuno di tipo Irene in più associazioni, l'assessore Cozza, io stessa. Non era corretto mettere lì tutto lo scibile di quello che si vorrà fare, perché pensiamo che la San Pietro del futuro la costruiamo da quelle basi, aggiungendo ogni volta ci sarà l'occasione qualcosa di nuovo, anche e soprattutto con la partecipazione di tutte quelle associazioni e di tutte quelle persone come te, ad esempio, che fanno parte di un sacco di associazioni e che si mettono a disposizione del paese quando e come possono. Detto questo, avevo solo una domanda alla consigliera Agosto, perché l'ha richiamato due volte e le domande ripetute meritano sempre una risposta. Ci ha chiesto più volte perché di stare attenti a quello che leggiamo, se siamo stati attenti, se i consiglieri erano attenti a quello che stavano. Ah no, me lo sono sognato. Va bene, allora niente. No, perché avevo detto, sì, li leggiamo. Era giusto per rispondere che li leggiamo. Li capiamo anche. Mi fa piacere che li capiate, perché credo che sia importante capirlo da parte di tutti. Non mi sono, non ho posto dubbi in merito, perché non è una cosa che francamente mi riguarda. Se li sapete leggere, li sapete comprendere, meglio per voi. No, non l'ho chiesto e risentiamo anche la registrazione, non l'ho chiesto. Ho ribadito un concetto diverso, perché credo che c'è un problema di comprensione. Ho ribadito un concetto diverso, soprattutto relativo alla gestione dell'RSU, che poi il sindaco ha voluto chiarire con il discorso della flessibilità della clausola sociale, su cui non voglio ribadire, perché, come giustamente voi dice il sindaco, è una questione di interpretazione, l'importante poi saranno i risultati. Ho ribadito la mia preoccupazione, anzi nemmeno preoccupazione, l'importanza di aver ben compreso cosa è stato previsto in quella gara, visto che nelle linee programmatiche, leggo testualmente perché così capisce lei e capisco pure io, c'è scritto che abbiamo bandito la nuova gara del servizio prevedendo un primo abbattimento dei costi di gestione, e io ho ribadito che la gara ha previsto allo Stato solo l'abbattimento del costo del personale con una unità in meno. Io sono d'accordo col sindaco che questa non è la sede poi per continuare questo discorso, ma da opposizione, siccome noi riteniamo il lavoro non come costo ma veramente come una risorsa, noi staremo a fianco ai lavoratori a tutelare, e ci aspettavamo che un'amministrazione comunale facesse altrettanto. Questo rispetto a quello che assessore Marsico, consigliere Marsico, si dice, è tutto un altro discorso, però i disguidi anche comunicativi ci possono essere, come lo sono stati anche nel verbale, quindi mi auguro che ci siamo intesi. Grazie. No, solo io ribadisco il concetto su questo discorso degli RSU.
Io credo che la valutazione fatta dalla consigliera sia prematura, perché nel senso che ho fatto un ragionamento su questa cosa, quindi può darsi che le unità saranno 6, non è escluso. Cioè, quella è la dotazione minima. Chiaramente poi in sede di gara però sarà un problema dell'impresa, perché l'impresa che deciderà di partecipare a quella gara deciderà di spostare delle risorse da una parte all'altra e non vincolandola sulla parte soggetta al ribasso. E quello è il problema, è quello di garantire una maggiore concorrenza alla partecipazione. Avremo modo di riparlarne, però io credo che può darsi pure che accada quello che si sta prevedendo, però al momento credo che sia prematuro, ancora è presto per fare questa valutazione. Allora, se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la presa d'atto delle linee programmate. Allora, chi è favorevole? Astenuti? Contrari. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, e questo credo che sarà poco oggetto di discussione. La nomina commissione comunale per l'aggiornamento degli albi e giudici popolari presso la Corte d'Assise e la Corte d'Assise e d'Appello. Per legge il sindaco più due consiglieri, la legge non specifica che se devono essere consiglieri di maggioranza o di minoranza, però per par condicio nominiamo uno di minoranza e uno di maggioranza. Io mi riservo poi eventualmente di delegare qualcuno alla presidenza della commissione. Quindi se voi avete un nome facciamolo direttamente senza votazione. Allora, Sprovieri. Veneri. Sì. Allora, unità, immediata. Anche immediata esecutività. Allora, validazione e determinazione pena economica e finanziaria, Tari, anno 2020. Come sapete, all'atto della produzione del bilancio si deve allegare la relazione, il piano economico e finanziario della gestione della Tari. Quest'anno, con tutte le problematiche che ci sono state, tutti i comuni hanno avuto difficoltà a contestualizzare l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle tariffe e il piano, per cui dopo una serie di rinvii, ce n'è stato uno al 30 giugno e un altro al 30 dicembre, anche se questo del 30 dicembre è un limite non derogabile, anche perché non è prevista alcuna sanzione, non è prevista nessun intervento commissariale su questa cosa. Si tratta del piano economico e finanziario della tariffa 2020, per cui andiamo ad approvarlo in consuntivo, confermiamo le tariffe del 2019, e quelle del 2020, il piano in effetti fotografa il come si è arrivati a quelle tariffe. Chiaramente per l'anno prossimo ci sono dei nuovi parametri di cui bisognerà tenere conto, e poi chiaramente cercheremo di farlo per tempo, sperando che il Covid non ci imponga altri tempi e altri limiti. Confermiamo quello che è stato fatto già nel 2020, quindi per già approvate, il piano in effetti va a confermare le tariffe, dovrebbe essere al contrario, cioè che il piano determina le tariffe, però in questo caso ci troviamo. Le tariffe sono state in sede di approvazione di bilancio, per cui adesso dobbiamo confermare con le tariffe, perché altrimenti ci troveremo pure in difficoltà. Prego. L'unica cosa, effettivamente l'adempimento era previsto entro il 31 di dicembre. Quindi questo, diciamo, lo evidenziamo, anche se sostanzialmente non c'è nessun tipo di problema. Siccome poi cioè gli anni passati il piano è sempre stato fatto internamente, ma quest'anno è stato affidato ad una società specializzata, perché con le nuove normative previste dall'ARERA, insomma, erano previsti dei coefficienti, cioè solo leggere il piano cioè presupponeva avere, diciamo, delle competenze specifiche, cioè con algoritmi, coefficienti, che naturalmente noi non siamo
non siamo stati in grado di approfondire e né onestamente abbiamo avuto, diciamo, il tempo e la necessità di farlo, perché sono è stato, diciamo, se l'amministrazione ha inteso affidarlo ad una società esterna vuol dire che la redazione, insomma, presupponeva determinate competenze specialistiche e coefficienti e quant'altro. La tariffa è rimasta lo stesso, quello che noi, ho già dicevato prima, sembra che voglia continuare a mettere il dito nella piaga degli RSU, a fronte del risparmio la tariffa si doveva, cioè noi ci aspettavamo una riduzione delle tariffe. Però detto questo, come dice il sindaco, poi l'anno prossimo ci saranno questo altre. Questo è 2020. No, ho agganciato lì e quindi dico non so questo. Siamo soci in questo provvedimento, 9 dodicesimi a voi e 3 dodicesimi a noi. E quindi voglio dire, non siamo in grado di capire come è stato, diciamo, calcolato e quant'altro, quindi. Comunque questo discorso delle tariffe poi andrà col nuovo piano del 2021, perché è lì che... E quindi l'auspicio sarà quello che... Ma io, visto che è al risparmio. Io ho fatto una previsione, che siccome si parla di aumento di conferimenti in discarica, se avremo dei risparmi probabilmente andranno a compensare degli aumenti. Se non ci saranno gli aumenti in discarica, è chiaro che si avrà una ricaduta sulla... Ma questo lo sapremo da qui ad aprile. Ci siamo intesi anche con... Siccome l'ATO sta facendo una serie di riunioni, stanno vedendo tutta una serie di cose, in questo momento gli esiti non ci risultavano. Ancora non sono chiari. Okay. Allora, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Immediata esecutività, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Allora, deliberazione numero 5, nomina rappresentante comunale presso il Consorzio Vallecrati per quella questione di cui dicevamo prima. In effetti noi abbiamo un rappresentante che risale, l'unica delibera di nomina che ho trovato risale al 99, dove c'era addirittura Gino Viglia, poi probabilmente il sindaco è andato direttamente ma senza rimuovere quella nomina. La rifacciamo, abbiamo pensato di nominare il consigliere Magnelli, perché visto che si tratterà di menare le mani sicuramente sarà in grado di fare la sua parte. Quindi se siamo d'accordo anche per... In realtà il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina della... Sì, che persona di esperienza, persona che... rappresentante. Effettivamente, siccome c'erano in approvazione anche gli indirizzi sui quali sinceramente non abbiamo niente da, perché sono un po' incomprensibili di tante cose, forse l'unica nota così sul principio di rotazione, siccome fa riferimento, rotazione poi fa riferimento all'accumulazione di più incarichi, sono due concetti diversi, magari mettere la rotazione... No, il problema qual è che siccome di fatto... Però essere solo una questione di semantica, siamo d'accordo col principio. No, ma c'è una motivazione, perché di fatto è il sindaco, siccome Magnella ha quel decreto di nomina di persona di fiducia del sindaco, è conseguenziale la cosa a questo punto, no? Perché gli delega una funzione che sarebbe mia, quindi voglio dire, è legata a questa la nomina, non solo a un principio di rotazione. Infatti... Ma rotazione, è solo una questione, rotazione nel tempo. Credo che le assunzioni di questa funzione siano molto delicate, quindi voglio dire, perché nel consorzio ci sono in corso dei progetti, ce ne saranno altri, quindi chi andrà a rappresentare l'ente avrà sicuramente delle belle incombenze e delle belle responsabilità, quindi voglio dire, è giusto che i principi che sono stati elencati in termini di competenza, di professionalità, insomma, chi ci andrà, ci aspichiamo sempre quel discorso che diceva lei prima anche, e l'aveva anche ribadito per quanto riguarda la polisportiva, che magari ci dia poi informazioni puntuali, aggiornamenti su che cosa sono le vicende in corso del consorzio, perché so che ci sono già sul nostro territorio e in itinere altri progetti che alcuni sono stati stoppati, altri come quello che dicevamo oggetto di contenzioso col canile magari. Quindi l'informazione e gli aggiornamenti puntuali, quelli sarebbero auspicabili.
poi la nomina naturalmente è una nomina della maggioranza, ci mancherebbe altro, noi non abbiamo nulla da dire. Allora chi è favorevole? Sproviere. Giusto un secondo per ribadire anche in consiglio da parte del nostro gruppo le condoglianze al consigliere Magnelli per la perdita del padre. Lo dovevamo fare all'inizio, poi ci siamo ricollegati. Naturalmente buon lavoro, l'esperienza di Salvatore e la stima che provo profondamente, sono convinto che farà un ottimo lavoro anche in Valle Grate. Scusate, sì. Allora, chi è favorevole? Astenuti? Nessun contrario? Immediata esecutività? Favorevole? Astenuti? Contrari a nessuno. Allora, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie a tutti e a risentirci e arrivederci alla prossima occasione.